Benvenuti in questa mia casa, casa studio, che è in una piccolissima frazione di Montegiana, a Sailetto. Questa casa è piuttosto isolata, ma scelta volutamente isolata per poter lavorare e produrre in santa pace. Ho raccolto molte delle mie opere, ma molte, a partire dai primi anni 70, quando lavoravo così autonomamente, fino a quando mi sono dedicata quasi completamente a questa grande passione che avevo e sono passata dal figurativo all'astratto. Ho avuto il modo di poter raccontare ciò che voglio, cioè i miei pensieri, le mie passioni. Il discorso del sociale, cioè della donna, no? Proprio disegnando e dipingendo mi sono accorta che la donna ha avuto poco spazio e ha tuttora comunque poco spazio nel mondo dell'arte, ma non solo nel mondo dell'arte, è spesso calpestata. Così come ho realizzato altre opere che riguardano l'inquinamento, per esempio di come l'uomo ha distrutto il pianeta. La cosa principale che può avere l'uomo desiderare è un domani migliore, una speranza. Molti di questi quadri hanno appunto questa luce, per cui magari sono anche cupi, sono tristi, sono sul grigio, però poi vedrete sempre che c'è una porta aperta, una finestra, proprio per indicare la volontà di evadere, di divertirsi, cioè di non soggiacere ai mali così, diciamo così, della vita. In questo studio ho conservato gelosamente i ritratti che avevo fatto e eseguito quando ero una ragazzina, una ragazza, quando abitavo ancora a Luzzara e che mia madre aveva conservato anche lei con accuratezza. Uno dei quadri più importanti, che è stato proprio uno scalino, diciamo, un passo sopra gli altri, in cui ho superato soprattutto l'astratto, è il quadro che è qui dietro. È un quadro in cui io racconto la mia vita, perché è un quadro che rappresenta una specie di rullino fotografico. In questo quadro all'inizio si legge partendo appunto come si scrive, quindi dalla sinistra alla destra, in cui ci sono i colori chiari che rappresentano la fanciullezza dorata, quasi tutti hanno avuto una fanciullezza, diciamo, semplice e felice, e poi c'è questa grande frattura in mezzo che segna il distacco dal mondo dell'adolescenza al mondo del lavoro, in cui si entra nel mondo del lavoro. E tutto questo quadro comunque è stato disegnato tipo merletto, no? Quindi inciso come fosse per far vedere i fiori, per far vedere la campagna, quindi per far vedere gli alberi, cioè il paesaggio in cui io vivo vicino al Po, e in questo quadro ci sono anche questi elementi di questo paesaggio. Questo quadro che ho messo alle mie spalle è uno dei primi quadri materici che ho eseguito. Mi sono inventata però la materia, come materia mi sono inventata una materia mia molto particolare, che è quella della cenere, che è la cenere del mio camino, della stufa. Se voi notate, quasi tutti i quadri che eseguiti in questo modo, sono comunque quadri piuttosto spenti, in cui i colori sono un po' spenti, ma proprio perché è la cenere stessa che assorbe e spegne un po' il colore. Questo quadro si chiama Via Crucis e ho voluto proprio raccontare la passione, insomma, gli ultimi momenti di vita di Gesù. Ma comunque, per quello che riguarda noi, l'uomo, è proprio un senso di speranza di divenire, diciamo, più roseo.